Quella ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati su Farming Simulator 22 nella mappa Terra della Mancia. Come sempre ragazzi, inizio il gameplay ricordandovi che se può interessarvi in descrizione trovate un link che vi permette di comprare questo e tanti altri giochi scontati. Vi ricordo anche che in descrizione trovate i miei canali social, i miei canali tipo Twitch, Telegram, TikTok e quant'altro. Ultima cosa ragazzi, se vi volete iscrivere al mio canale, ovviamente io vi invito a farlo, se vi va di farlo, se lo fate, ricordatevi anche che potete attivare la campanellina per ricevere una notifica ogni qualvolta carico un nuovo video sul canale. Allora ragazzi, oggi il video esce tardi, oggi questo video esce tardi perché sono stato sfortunato, già negli ultimi due giorni ho avuto la febbre. E poi pure un'altra sfortuna maledetta, cioè praticamente avevo già registrato il video, solo che non mi ha registrato la voce. Non ha registrato la voce, non sapete il nervoso, eh? Dopo un'ora di registrazione, che devo fare? Pazienza. E quindi sto rifacendo da capo, però almeno stavolta so un po' meglio come muovermi. Allora, quindi andrò un po' più spedito, faccio quello che ho già fatto in modo più diretto, senza perderci troppo tempo. Quindi, cavalli e vacche hanno bisogno della paglia e oggi andiamo a trattare per l'appunto la carne. Oggi andiamo a macellare la carne. Allora, oggi andiamo a macellare la carne delle vacche ovviamente, perché quelle abbiamo. Ovviamente ho messo quindi la mod, quella che ci permette di macellare la carne. Tra un attimo ve la faccio vedere. Intanto vabbè, c'ho da spostare 10.000 cose. Oh, dacci sua. Intanto c'ho come sempre da fare 10 miliardi di cose. Le avevo già fatte, avevo fatto tutto raga, avevo fatto tutto, devo rifare tutto da capo. Che due balle, che due balle, avevo fatto tutto. Allora, comunque dobbiamo sì subito questa cosa delle vacche, subito la dobbiamo fare subito. Vediamo un po', e ci vuole tempo, si perde parecchio tempo, sennò come ho fatto a perdere un'ora? Ok, vediamo. Ah ok, altri due pallet, giusto, erano 8.000, sì. Ok, formaggio, poi c'è anche un pallet di vestiti, avevo notato. E allora praticamente pigliamo un po' di debito, perché tanto solo così si fa. Pigliamo debito, almeno un 150.000 euro, va. Allora vi faccio subito, va, non ci perdiamo in chiacchiere. Allora, andiamo a modificare un terreno, avevo scelto un terreno dove mettere queste fabbriche. Avevo scelto il terreno numero 6, però lo devo comprare prima. Avevo scelto il terreno 6, costa 19.000 euro. Comprato. Adesso andiamo a modificarlo brevemente. Quindi vernice. Perfetto. E c'erano patate qui praticamente, ma chi me ne frega a me. Allora, va bene. Quindi, poi, qui vedete c'è questa lista e qui c'è tutto quello che insomma riguarda la carne. Ovviamente vi vado a ricordare ragazzi che questa mod della carne è disponibile solo per PC. In descrizione c'è il link con la lista delle mod che io uso. E questa mod è solo per PC perché la Giants, cioè la casa produttrice di questo gioco, non accetta, diciamo, nel mod hub ufficiale tutto quello che è tipo carne, alcolici. Quindi sono mod solo per PC. Allora, questa qui è quella che praticamente, questa è la produzione di insomma per la carne di vacca. E questa invece è per la carne di maiale. Però prima facciamo una cosa, va, che non ho fatto prima.
prima facciamo che modellamento. Un pochettino vorrei livellare livello, però in realtà vediamo. Sennò le fabbriche qua mi vengono un po' non a livello. E questo invece è per i maiali. Denaro insufficiente. Quanto caspita ho speso? Ok. Poi dalle vacche voglio altra paglia che non ce n'era. Ok. Tete fermi. No, aspetta, in realtà mi serve uno da mandare subito al negozio, che dobbiamo comprare ovviamente il carrello per trasportare gli animali. Certo. Dobbiamo andare in negozio. Ok. Mannaggia comunque prima, ragazzi. Ma mannaggia veramente. Ma mannaggia. La mia sfortuna, raga. 2 giorni di febbre. Così, proprio boh. Spuntato da non si sa dove. Ma oggi per fortuna sto meglio. E mo non mi pigliava l'audio. Pensa un po'. Ah, diamine. Vabbè. Amen. Come va la vita. Ah, ma il liquame. Il liquame in teoria io dovrei portarlo, mi pare, al biogas, no? Perché mi pare che il liquame è lì che lo usiamo. A proposito, il biogas e poi anche il letame dobbiamo scaricare. Il biogas. Liquame, sì. Ok, no, perché durante la registrazione che ho buttato via l'avevo venduto direttamente. Però è giusto che è meglio il biogas, è più meglio. Poi vediamo un po'. Ok. Piano piano. Quindi abbiamo comprato le fabbriche. Ora dobbiamo portare gli animali. No, anzi no, veramente non abbiamo comprato le fabbriche. Una ancora non l'abbiamo presa. Ah, che poi vi devo far vedere che comunque ci stanno tante cose, giustamente. Ve le devo un attimo far rivedere. Far vedere più che rivedere. Allora, tu da qua te levi. Mettiti qua. Qua mettiamo il formaggio per ora. Qui facciamo una bella cosa per questo, come dire, per il miele. Facciamo che autocarichiamo in continuazione. Quando finisce poi scarichiamo. Allora, vediamo un po'. Dunque, prendiamo altri debiti per forza. Bene, andiamo a prendere quindi quest'altra fabbrica che mi manca. Quindi, vabbè, questo è un magazzino. Sinceramente non so di preciso come si usa, ma è un magazzino. Forse per metterci i pallet dentro. Questo è quello delle vacche. Scusate, dei suini. Quindi mo abbiamo macellazione di vacche e suini. Poi abbiamo delle fabbriche in più, tipo sala condimenti, quindi per creare, che ne so, la carne condita, oppure per essiccare la carne. Quindi questi due non sono indispensabili. Questo è il punto vendita. Non capisco perché un punto vendita mi deve costare 100.000 euro, sinceramente. Però boh, nel caso facciamo, che ne so, che la carne e l'auto vendiamo da qui, non lo so. Ma per ora questi 100.000 euro non li spendo di sicuro. Quindi poi andiamo a prendere anche il famoso carrello per trasportare gli animali. Prendiamo per ora questo, che è più che sufficiente. Lo vado a comprare direttamente.
Ok, andiamo a prendere le vacche. Allora, come funziona comunque questa mod di oggi? Questa mod di oggi funziona che non accetta qualsiasi tipo di animale. Accetta preferibilmente, cioè gli animali preferiti sono quelli che hanno almeno, cioè da 30 mesi in su è l'ideale. L'ideale sono le vacche che hanno da 30 mesi in su. Allora, vi faccio vedere. Noi andiamo qui. Andiamo esattamente... No, le produzioni. Produzioni, bistecca. Ok, vedete. Angus e limosino. O limousine. Ah, a proposito, comunque questa mod richiede anche un'altra mod. La revamp è necessaria, l'ho dovuta mettere. E quindi, insomma, che vi stavo a dire? Vabbè, produce bistecca cruda, macinato di manzo e cibo per cani, pure tradotto in italiano, Vabbè, e l'ideale è avere una vacca da 36 mesi, perché 650 è la vacca da 36 mesi. Se ci porto la vacca da 18 mesi, non sarà 650, diciamo, chili, ma sarà la metà. Quindi l'ideale è portare le vacche che hanno la giusta età. Se supera i 36 mesi, quindi da 37 mesi in poi, non accetta, non ne vuole sapere. La vacca è vecchia. Quindi noi, siccome abbiamo vacche da 40 mesi, possiamo soltanto venderle direttamente, senza purtroppo macellarle. Non le possiamo macellare. Le vacche vecchie non si possono macellare. Quindi... tipo questa, 48 mesi, queste, le possiamo solo vendere. Ci perdo 500 euro, però non ho tempo mo di fare avanti e indietro col trasporto, mi va bene così. Quindi le vacche troppo vecchie, come queste, si possono soltanto vendere. Poi abbiamo vacche da 19 mesi e vacche da 10... No, ok, facciamo così. Le vacche... portiamo solo queste vacche da 21 mesi per provare, perché tecnicamente pure loro non so tanto... come dire... sono giovani, in teoria. Quindi, poi vabbè, abbiamo un mucchio di vacche da latte. Devo dire, la maggior parte sono da latte alla fine, Però vabbè, mo abbiamo liberato 10 posti. E giusto per far la prova prendiamo quelle da 21 mesi. Le altre non le voglio toccare perché veramente, se no è sprecato. È sprecato macellarle. Mi sa che anche quella da 21 mesi è un po' sprecata. Ma vediamo. Allora, intanto vediamo un po' la situazione. Ok, questo è qua per la paglia. Oggi chiaramente col problema che ho avuto cerco di fare un video che non è troppo lungo, ragazzi, se no non so quando lo pubblico questo. L'autista è arrivato dalle vacche, ma neanche l'avevo notato. Perfetto. Bene, allora poi lo mandiamo al terreno 10, che è il terreno più vicino a dove abbiamo messo la macelleria. Quindi quelle da 21 mesi voglio tutte. A posto. In teoria ne potrei trasportare un'altra in più, ma non mi va di venderle. Cioè, non mi va di macellare quelle giovani. Non c'è motivo. Quindi va bene così. Ok, vai. E vai. Poi al biogas dobbiamo andare adesso. E poi si torna dalle vacche. Quindi scarichiamo questo. Mi serve un trattore. Mi serve, ragazzi, un trattore al biogas, che dobbiamo fare un'altra cosa. Questo da qua lo potrei anche togliere per ora. Purtroppo ogni tanto è veramente fastidioso, quando non registra l'audio. Mamma mia, quanto è fastidioso. Che io di solito io controllo all'inizio, però niente, non ci ho pensato proprio, raga. Purtroppo. Allora,
Bene, vediamo un po'. Tutto fila. Ok. Praticamente ora mi carico il liquame digestato e vado a venderlo, che tanto non lo uso. Abbiamo dei soldi però, eh. Direi che restituiamo un po' di debito. Ah, perché abbiamo venduto gli animali. Ok, dai, dai. Mi sa che il pieno lo famo. Ma sì, il pieno lo famo. Ok. Qui intanto continuiamo a caricare il miele. Piano pianino. Ok. Sto aspettando che le vacche giustamente mi arrivano a destinazione. Così cominciamo a macinarle. Vabbè, comunque... Cioè, ci abbiamo perso tempo in pratica, va, perché comunque dovevo venderle già da molto prima le Angus. Le ho tenute inutilmente per troppo tempo, pazienza, raga. Però almeno in questa mappa, sapete cosa? In questa mappa, ragazzi, abbiamo trattato di nuovo tutti gli animali come sul vecchio farming. E questo mi piace, perché era brutto se no. Vabbè, poi qui gli animali, vabbè, ci vuole roba, galline. No, comunque mo la situazione è più migliore qui. No, la situazione... Un pochino di fieno ci vuole dai cavalli. Un po' di fieno ai cavalli. Dovrei averne, sicuramente. Raga, che vedevo di... Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Ce la famo? Non ne ho. Vabbè, non è un problema. No, non è un problema. Il problema è come sto lasciando le cose in giro. Decisamente. Allora. A una balla dovrebbe... Boh, vabbè, no, ma mettiamone due, che me frega. Due balle di fieno. Forse che tra un po' mi conviene che le faccio di nuovo le balle di fieno. Mi sa che cominciano a scarseggiare un po'. Può essere. Spawn. Ok. Allora, vai dai cavalli. Qua continua a caricare. Ok. Andiamo quindi... Andiamo quindi lì, dove abbiamo le fabbriche. Andiamo a fare sta cosa. Ogni tanto controllo se mi sta catturando la voce, visto che non voglio riavere lo stesso problema due volte di fila. Mannaggia veramente. Ok. È una volta buona, raga. Ecco qua, allora ragazzi, come vedete, consegna gli animali alla produzione. 5 Angus, 21 mesi, 603 kg. Sinceramente, boh, non lo so se da 30 e passa mesi pesano di più o meno, ma presumo di sì. Presumo che più sono mature e più pesano, presumo. Comunque sia, scarichiamo gli animali.
Perfetto. Quindi mi sono dimenticato però di fare il percorso qua. Vabbè, quindi in pratica, ragazzi, l'abbiamo fatto però. Ci abbiamo adesso la produzione avviata, no? Allora, macelleria la chiamiamo. La chiamiamo macelleria. Diciamo che devo creare il percorso inverso. Quello che ho dimenticato di fare. Perfetto. Ok, allora, cavalli. Ora tu te ne puoi tornare in farm, però aspetta, prima macelleria la mettiamo sulle produzioni. Produzione vegetale pure. Fabbrica pallet, anche, produzione. Farm. Ok. Vediamo un po' adesso. Quindi, ragazzi, devo, mi sa, avviare la produzione. La fabbrica va avviata sicuramente. Ma lo facciamo. Intanto vado a scaricare questo. Poi vado a scaricare quello. Ok. Perfetto. Giusto. Qua ci devo dare il fieno. Scarica, fieno ai cavalli. Tutto. Ce la fai? No, la strada non è buona, non è buona. Contro il palo. Ok. Qui. Continua a caricare. Ok. Vabbè, la paglia poi si vedrà. Basta, non c'è altro niente, no? Ok. Qua spegni. Qui va bene. Anzi no, qui non va bene. Cioè, no, vabbè. No, in realtà lasciamo perdere lì qua, ma ancora è presto. E niente, quindi un altro pallet. Ok, perfetto, abbiamo fatto. Allora, fabbrica, bistecca, accendi, attiva. Ok, mo vedete, le Angus iniziano a diventare tutte e tre le cose, mi pare che produce. Sì, fa tutto. Produce bistecca, macinato e cibo per cani. A prescindere farà quello. Che vuol dire negozio, scusami? Generare, vendita, distribuzione, negozio. Che caspita vuol dire negozio? È nuova questa cosa per me, della revamp. Che vuol dire? Non lo so, raga. Io gli dico... Forse negozio vuol dire immagazzina, perché sinceramente negozio per me è un'altra cosa. Sarà che vuol dire immagazzinare? Sicuro, sì, sì, probabile. Vabbè. Probabile. Ok, ragazzi, quindi mi sa che mo vado a concludere, perché qua purtroppo col problema che ho avuto è meglio che non perdo troppo tempo. Se no vi faccio vedere da vicino la fabbrica adesso. Qua dietro si apre. E in pratica qui è dove appaiono i pallet. Vabbè, è una fabbrica semplice. Non è come quella del vino che è molto elaborata. Questa è molto 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 più sempliciotta. Questa è più semplice, molto più semplice, però vabbè, dai, ci sta, no? Ci sta comunque, ci sta. Qui non si apre. Va bene, ragazzi, quindi che vi devo dire? Io penso che adesso concludo, ovviamente. Spero vi sia piaciuta la mod, ragazzi. In descrizione trovate il link, quindi, con tutta la lista delle mod, un link per comprare il gioco scontato e tanto altro. Vi saluto, ragazzi, è tardissimo. Ciao, a presto.